Salve a tutti, qui è ZelZ per la rivista Cuisine. Vi parlerò oggi del gamer romantico. Il gamer romantico è una bestia di gamer nato in tempi molto recenti. Ma lascio la discussione a uomo di altri tempi, il quale mi aiuterà per delineare questo viaggio nei meandri di questo gamer romantico. Ho Emo Gamer, a te la linea, uomo d'altri tempi. Quella di cui mi propinquo a parlarvi quest'oggi è una specie comparsa ed evolutasi negli ultimi decenni all'interno del panorama digitale nostrano, più precisamente nel periodo meglio conosciuto agli storici come epoca della PS3, ma la quale ha avuto modo di stabilirsi concretamente nel tessuto sociale e di svilupparsi nella sua forma definitiva solamente in seguito all'avvento del titolo videoludico noto ai più con la dicitura di The Last of Us. Recenti ricerche ci permettono di predatare la prima apparizione dei suoi appartenenti, seppure in una forma meno strutturata rispetto a quella odierna, già nell'epoca della PS2. Si sospetta a seguito della diffusione del titolo videoludico noto agli studiosi con la dicitura di Ico, sviluppato da un certo Fumito Ueda. Questa specie prende il nome di gamer romantico. Gli esemplari di gamer romantico considerano il videogioco non come un mero strumento di intrattenimento personale e di svago, ma principalmente come un prodotto attraverso il quale potersi erigere al di sopra delle altre classi animali, mostrando una parvenza di superiorità giustificata, nella visione dei componenti del branco, dallo sfoggio di una forma superficiale di approccio intellettuale. È stato osservato come gli esemplari di gamer romantici, soprattutto quando immersi nel loro ambiente naturale, tendano a predilire il consumo quasi esclusivo di videogiochi caratterizzati da forti, nonché particolarmente invasive, componenti di trama, grafica e colonna sonora, a discapito di altri attributi considerati dai soggetti del branco come secondari. Se il prodotto non presenta spiccate concentrazioni di questi tre componenti, il videogioco non risulta essere adatto ai loro gusti, finendo con il conseguenziale rigetto di quest'ultimo da parte dei membri del branco. Esperti di comunicazione presso un'università statunitense a piacere hanno riconosciuto un'associazione tra questi videogiochi e le costruzioni linguistiche di parole dai suoni gutturali come per bimbi minchia e gioco di merda, impiegate nella struttura comunicativa utilizzata da queste creature durante i loro ritrovi. Arrivati a questo punto, qualche antropologo incuriosito si sarà chiesto: ma che ne è stato del gameplay? Ancora una volta, le osservazioni condotte sul campo hanno confermato la comparsa di disinteresse da parte dei gamer romantici nei confronti della componente del gameplay nei videogiochi, arrivando in taluni casi anche al ripudio più totale di quest'ultimo. La propensione di tali esemplari nel godersi un'opera sembra essere percepita da questi ultimi come un qualcosa di più elevato rispetto a un semplice giocattolo per bambini, mirando il proprio interesse al consumo di un'opera artistica che cerchi di scimmiottare, seppur malamente e spesso con risultanti scadenti, le tecniche cinematografiche. I comportamenti tenuti all'interno del branco suggeriscono quanto queste creature tendano marcatamente a considerare il divertimento suscitabile da un videogioco come una caratteristica svilente per lo stesso prodotto artistico, quale ritenuto essere il videogioco. Questa percezione, quindi, li porterebbe a ergerlo a livello di arte assoluta. Nonostante i costanti sforzi impiegati quotidianamente nel portare avanti questa ricerca scientifica, la natura dei gamer romantici rimane tutt'oggi ancora avvolta da un velo di mistero. Saranno necessari ulteriori studi al riguardo per riuscire alfine, una volta per tutte, a dipanare i dubbi che circondano questo curioso caso antropologico. Come si è soliti dire in situazioni come queste, solo il tempo ci porterà le risposte che cerchiamo. Ora, grazie ai nostri più grandi esperti, siamo riusciti a catturare in audio il verso tipico di un gamer romantico quando gli dici: Death Stranding fa schifo. Ascoltate. Dio Madonna, ma veramente Dio Madonna! Cristina d'Avena, con veramente. Ma perché Cristina d'Avena? Cristo Dio Madonna Troia! Porco Dio! Porco Dio! No! Non si può! Non ti c'è veramente denota un'ignoranza morfotonica! Non conosci quello di cui stai parlando! Cazzo! Ma porca puttana! Quella merda di Metal Mark! Porca puttana! Ma che cazzo stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando? Questa è la gente che va educata a colpi di Kojima.